Volevo ricordarti che sono già disponibili i ticket della Strength Tour 2023. Non fare come l'anno scorso che sei arrivato in ritardo. Vai subito in descrizione e trovi tutto ciò che ti occorre. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui ad analizzare lo squat della Strength Tour 2022 categoria E. Dopo la sigla. Buongiorno a tutti, andiamo subito con lo squat, quindi l'alzata contestata da molti calistenici, lo squat non fa parte del calisthenics, tantissime cose, altri invece l'acclamano, altri ex powerlifter invece ne fanno un'arma per cercare di vincere anche qui nello street lifting. Insomma, tantissimi commenti, scrivi qui nei commenti cosa ne pensi riguardo allo squat, ma andiamo a vedere poi ciò che conta, ovvero i numeri. Quindi, come al solito, partiamo dalla categoria meno 67 kg. Qual è stata l'alzata più pesante della categoria meno 67 kg? È stata quella del Piranha, che ha dominato la sua categoria con 180 kg. Quest'anno il Piranha ha ritentato, come l'anno scorso, i 200, ma purtroppo per lui li ha falliti, quindi anche quest'anno non ha chiuso i 200 kg. Vedremo se nelle prossime edizioni riuscirà a chiuderle, quindi come ho detto durante la telecronaca della Strength Tour, la Piranha, ovvero la struttura Vulcano che trovate sul sito, link in descrizione per allenarvi al meglio, ha vinto contro il Piranha, quindi ha avuto il dominio ed Excalibur, il bilanciere di Vulcano, ha schiacciato anche questa volta il Piranha, ma nella seconda alzata è il Piranha che ha avuto la meglio, si è portato a casa i suoi 180 kg, quindi 180 kg di squat. Gli altri avversari erano a 175 kg, abbiamo avuto Andrea Pizzalis e Marco Ascia, quindi sono stati veramente col fiato al collo. Poi c'è stato Roger Rivera a 170 kg, insomma in questa categoria peso della meno 67, attualmente gli squat sono sempre su queste cifre, che abbiamo visto anche nelle precedenti edizioni, quindi 180 kg, 170, diciamo che per vincere appunto siamo sui 180 kg. Ah, fermati! Vai nei link in descrizione, trovi tutte le informazioni sui nostri servizi e tutto ciò che cerchi, quindi fermati e vai giù. La media è un po' più inferiore, abbiamo visto alzate da 155 kg, da, come vi ho detto prima, 175, 165, insomma questo è. Ricordo a tutti, il peso di questi atleti si aggira attorno ai 66 kg, abbiamo, ripeto, atleti da 64 kg e qualche etto, tipo 64 kg 4, ma Andrea Pizzalis e tutti gli altri. Quindi fatevi sempre il vostro calcolo tra body weight, quindi tra peso corporeo e l'alzata. Poi magari faremo un video con tutte le proporzioni. Abbiamo tirato fuori delle interessantissime statistiche. Commentate cosa volete vedere qua sotto e ci farete sapere. Andiamo a vedere invece nella categoria meno 73 kg, dove c'era Vicky Santoro, Lorenzo Salvador, Brian e tutti gli altri atleti. Allora, lo squat qui abbiamo un pochettino arrancato. Abbiamo visto un Ernesto Procopio che ha portato i 190 kg in seconda alzata. Anche lui ha tentato i 200 kg. Questo però ci fa capire ancora che molti atleti stanno allenando lo squat. Quindi questa categoria non la prenderei come valida per testare i rapporti con il peso. Infatti abbiamo magari un Lorenzo Salvador che conosco da anni con 170 kg, Vicky Santoro stesso 167 kg e mezzo, fa molta fatica Vicky nello squat a differenza di tutte le altre alzate, quindi il numero interessante è stato quello di Ernesto Procopio, che invece lui si allena, non ricordo se è un ex powerlifter Ernesto, che saluto, e abbiamo anche gli altri numeri comunque sui 157 kg e mezzo, ma un Alberto Perruzza che in prima alzata ha portato i 180 kg come Ernesto Procopio, sono loro che si sono distinti un po' nello squat, quindi qua abbiamo già avuto una battaglia molto più dura. Curiosità, hanno fallito tutti le terze alzate, quindi questo è un dato non indifferente, lo squat ha messo veramente a dura prova la meno 73 kg. E ci siamo finalmente alla categoria meno 80 kg, dove lo squat anche qui hanno spinto e abbiamo visto dominare la categoria il Mulo di Torino
Lucian Stanut ha cercato di tenergli testa, anche Michele Delle Noci ha provato un 202,5 kg ma li ha falliti, anche Amedeo Pulcini ha provato i 200 kg li ha falliti, mentre si è tenuto buono i 190 kg. Alessandro Pozzovon ha portato i 182,5 kg, li ha chiusi. Jacopo Rocchi ha avuto molta difficoltà in questa alzata, ha fallito i 170 ma ha portato a casa i 165 kg. Quindi si è data una vera battaglia, ma qui il mulo di Torino Lucian Stanut ha dominato, 200 kg in prima alzata secchi, ha fatto capire che voleva comandare questa categoria, dopodiché i 205 kg per portarseli a casa in tutta serenità. Gli altri atleti, qui abbiamo visto che c'è un grande divario rispetto alle altre categorie, quindi pesi molto oscillanti, andiamo da un minimo di 160 kg a un massimo di 205 attualmente. Quindi, come per le altre categorie, abbiamo parlato anche della meno 67, dove il Piranha si è portato a casa i 180 kg, diciamo che qui tutti se la stanno giocando attorno a queste cifre. Perché? Perché non è tantissimi anni che queste categorie stanno allenando queste alzate. Quindi c'è da dire, come abbiamo detto, nella meno 73 kg vale la regola anche per la meno 80. Bisogna dare ancora spazio e tempo a questi atleti per portare grandi numeri. Quindi i volumi stanno aumentando, sia a livello di allenamento, sia i carichi in gara, ma ci vuole del tempo per vedere rispetto magari a dei powerlifter, anche se comunque abbiamo un Michele Delle Noci che ha portato un 195 kg e un Lucian che però ha dominato. E un Amedeo Pulcini, anche lui ex calciatore, che si è dato adesso allo street lifting, che ha portato dei numeri veramente interessanti. Poi invece Alessandro Pozzovon, come ho citato prima. Insomma, una vera e propria battaglia qui, ma che dire, si sono giocati tutti all'interno dei 10 kg, quindi primo classificato con i 20 punti Lucian Stanut 205, poi Michele Delle Noci con 195 e poi Amedeo Pulcini, la rivelazione di quest'anno, con 190 kg. Quindi queste sono quelle cifre che ci fanno capire a che livello siamo nello squat della Strength Tour. Andiamo invece alla meno 87 kg, quindi ci spostiamo sullo squat, e qui abbiamo Dario Lopresti che si è portato a casa i 200 kg, pensava di vincere la categoria, ma Marco De Vita ha vinto lui sempre con 200 kg per la questione del peso. Quindi 200 e 200, Marco De Vita in seconda alzata, perché la terza alzata aveva provato i 210 ma li ha falliti, mentre Dario Lopresti in terza alzata si è portato i 200 kg. In seconda aveva portato i 192,5 kg validi, mentre Curiosità aveva fallito in prima alzata, sempre per la questione del parallelo, i 185 kg. Molto interessante, quindi un atleta che vuole gareggiare in meno 87, a che numeri deve ambire nella Strength Tour 2023? Qua avete tutta l'analisi, attualmente siamo sui 200 kg per vincere la categoria, l'anno prossimo probabilmente 210, 215, chissà, scrivetemelo sotto nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate. Mattia Ferraretto, invece, che è il vincitore, qui si è portato a casa 10 punti, quindi è arrivato terzo con i suoi 190 kg. Insomma, abbiamo visto una vera e propria battaglia anche qui nella meno 87 kg, ma anche qui il tetto dei 200 kg si è fatto sentire. Quindi avete visto che questo tetto è stato rotto dal mulo di Torino nella meno 80, ma non nella meno 87. Questo è dato anche dall'esperienza di allenamento, eccetera, eccetera, come vi ho già detto in tutti gli altri video, ma sono considerazioni importanti. Qual era il peso di questi atleti, come abbiamo visto? Se non avete visto i video precedenti, andateli a vedere. Tutti sugli 85 kg e qualche etto, tranne Marco De Vita, che era il più leggero con 82,9 kg, ricordo categoria meno 60, meno 87 kg. Mentre poi i pesi massimi, la più 87 kg, qui abbiamo visto, andiamo a vedere, il Re Leone stupire tutti con 240, 250 e il tentativo dei 260, che tutti ci auguravamo chiudesse, in realtà non è riuscito, ma 250 kg ha fatto veramente emozionare tutti con l'ultima alzata di questa Strength Tour 2022 dell'ultima categoria, ultima solo come ordine ma non per show e spettacolo che hanno portato, perché veramente il Re Leone ha emozionato tutti. Non è stato da meno comunque il generale Lategana, che ha portato in terza alzata i 235 kg, solo che essendo con il Re Leone in gara anche i 235 kg passano un po' marginali, ed è un peccato perché il generale Lategana invece
ha creato davvero tante emozioni. Oltre a loro c'è stato Jacopo Sala, che ha portato i 210 kg, quindi ha dato veramente battaglia, aggiudicandosi il terzo posto, quindi 210, ha rotto il famoso muro dei 200 kg. Lui li ha rotti in seconda alzata, mentre Giovanni Lategana, quindi il generale, e il re leone Xavier Marcias l'hanno praticamente rotto, ma da subito. Xavier con 240 kg in prima alzata, il generale Lategana con 225 già in prima alzata. Gli altri invece sono stati lì con il muro, quindi Malavita 190, Bartoli, Jacopo Sala appunto, che è andato con i 210, però questo muro veramente dei 200 non è facile da superare, abbiamo visto, non è stato semplice neanche per ex powerlifter, quindi è veramente un dato interessante. Attualmente pochi atleti lo rompono proprio con nonchalance, ovvero in diverse alzate, perché un conto è romperlo con una sola alzata, quindi avete tre alzate alla strength core. Ma quando vedete un re leone che fa 2,40, quindi 40 kg sopra i 200, 50 kg sopra i 200 con la seconda alzata, e poi tenta la terza alzata, lì veramente c'è davvero forza in quelle gambe. Stessa cosa il generale Lategana, che ha fatto 2,25, 2,30, 2,35, lui tutte valide, quindi veramente ha espresso una forza pazzesca. Quindi che dire, cosa ne pensate? Chi saranno i prossimi ad abbattere questo muro dei 200 abbondantemente? Questa è l'analisi di questa alzata contestata dai calistenici, amata da altri, insomma, fa sempre discutere lo squat. Ditecelo nei commenti, noi ci vediamo in un prossimo video dove andremo a commentare le alzate anche delle donne che non hanno dato, hanno detto la loro, non sono state da meno, portando quest'anno anche lo squat, l'avevano chiesto e le abbiamo accontentate, o meglio, ci siamo divertiti anche noi perché hanno dato uno spettacolo pazzesco a tutto il pubblico. Che dire, iscrivetevi al canale, diteci che video vorreste vedere, abbiamo tantissime analisi di questi dati e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti e ricordatevi, ticket della Strength World li trovate qui nel link in descrizione. Ciao ciao!